Sabato 15 ottobre, nel primo anniversario dell'alluvione, si terrà a Benevento la Notte delle Streghe, una notte bianca tra musica e gastronomia in centro storico. Ma i cittadini si dividono tra favorevoli e contrari. Come anniversario andrebbe espressa in altra maniera, non con una festa, insomma. I soldi che si racimolano vengono devoluti a questa povera gente che è rimasta senza niente, sono pienamente d'accordo. Aiuto, le persone hanno bisogno di aiuto. Convertire questa festa in un, cioè un ricordo cattivo in una festa. Penso che forse non sia la data adatta, insomma, per fare una manifestazione del genere, quindi magari si sarebbe potuta creare una data diversa, magari di solidarietà, appunto, visto che comunque ricorre un anno, diciamo, da quel tragico evento. Se qualcosa si riesce a fare di positivo è senz'altro bello, quindi io non posso che, almeno io non posso che essere favorevole. Venga qualsiasi cosa che metta un po' di movimento e mette in movimento l'economia. Personalmente penso che da un lato potrebbe essere valida, diciamo, un input alla ripresa della città, dall'altro lato ci sono delle priorità che vanno considerate, cioè gente che ha perso tutto e non mi sembra, diciamo, opportuno, però personalmente io non parteciperò.